Internet nella vita quotidiana. Ponti ritrattati. Home banking. Commercio elettronico. E-government. E-learning. Home banking. Servizi forniti dalle banche agli utenti aziendali e privati. Gestione online del conto corrente, visione del saldo e dei movimenti, esecuzione di bonifici bancari, eccetera. Trading online, gestione diretta di un portafoglio, titoli, con quotazioni aziendarie, acquisto e vendita dei titoli. Commercio elettronico. È la vendita di beni e servizi attraverso Internet e le tecnologie web. Si suddivide in due categorie. Business to consumer, B2C, transizioni commerciali di beni e servizi tra imprese e consumatori. Business to business, B2B, transizioni commerciali effettuate tra un'impresa e altre imprese. E, government. L'uso delle tecnologie informatiche e della rete Internet, per gli enti governativi e la pubblica amministrazione, viene indicato con il termine e-government. Esso riguarda l'approvvigionamento di prodotti o servizi, lo scambio di informazioni tra enti, il miglioramento dei rapporti normativi e fiscali tra cittadini e Stato, tra aziende e Stato. E, learning. Possibilità offerte dalle nuove tecnologie e dalle reti per migliorare i metodi di insegnamento e i processi di apprendimento di studenti, adulti, dipendenti di aziende. Apprendimento assistito al computer. Corsi di informazioni e lauree universitarie a distanza. Didattica attiva e collaborativa basata sull'infrastruttura delle reti scolastiche e della rete Internet.